but just one man. You have bad times, he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man. And something warm to come to when the night's cold. Amici, ci troviamo a Pisa, nella provincia di Pisa, e siamo in una località fantastica, bellissima, straordinaria, Coltano. Qua si trova una location che oggi ospita una, come dire, una serata molto particolare. Allora, il nome della serata? È aperitiva in riva al lago. In riva al lago, chiaramente, le Tamerici. Io qua ho il proprietario. Ciao Leonardo. Ciao, buonasera. È la prima delle serate che andranno a coronare tutta l'estate. E spero in vostra compagnia, bellissima, si sta bene, un buffet meraviglioso, dei drink esagerati, veniteci a trovare, vi si aspetta col caldo tutta l'estate qui con Leonardo, noi. Non penserai mica di averla scappata così brevemente. Allora, vogliamo spiegare meglio, un punto d'incontro per tutta la famiglia, questo mi sembra di aver percepito appena si valca appunto il cancello per arrivare qua al lago Le Tamerici, perché c'è un po' di tutto, c'è la piscina, c'è il lago, c'è un locale che riceve a cena e a pranzo, vero? Abbiamo un ristorante che funziona con la nostra carne, prodotti biologica aziendale, abbiamo una piscina che usufruisce il nostro campeggio e non, un bellissimo campeggio, e la zona di pesca che viene usata dai pescatori per gare notturne e diurne, che anche lì vanno per tutta l'estate e tutto l'inverno. È un bellissimo posto, senza nessun caos di città, bellissimo, veramente. Stasera da una location totalmente naturale si passa a una location di puro divertimento. Sembra un po' di essere in un locale, in una città strepitosa, gente giusta, musica giusta, cocktail, ragazze bellissime, ve lo posso garantire, e poi c'è l'art director, Luca Vecce, ciao! Ragazze bellissime, siete, ti ringrazio perché siete venuti a trovarci. Innanzitutto vorrei ringraziare Leonardo che mi ha dato questa opportunità di questo grandissimo evento che sta riuscendo in maniera veramente eccezionale. È un aperitivo in riva al lago, è una cosa diversa, io ho creato, volevo creare una cosa proprio totalmente differente dai soliti aperitivi, e forse al momento ci stiamo riuscendo, sono le 10 e c'è circa 500-600 persone che si stanno gustando un aperitivo con un ricco buffet. E signori, che dirvi, c'è della bella gente, bella musica, le prime tre ore saranno lounge e dopo scivoleremo su un happy music e un relax completo. E che dire, Serena? Che dire, io ho già mangiato, ho bevuto, adesso a noi non resta altro da fare che salutare i nostri amici che ci stanno guardando. Continuate a seguire questo special televisivo e buttiamoci nella mischia, no? Certo. Andiamo, via! And then while I'm away, I'll ride home every day.
barman, è proprio così? Sì, 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 la responsabile del bar. Delle devo dire che stasera, ti sei davvero lanciata, sono tutti qua sotto. Attenzione, l'inaugurazione bisogna darci sotto, la prima sera è quella che conta. Quali cocktail avete preparato? Ma senti, sono gli aperitivi quelli più tradizionali, quelli che vanno per la maggiore, l'americano, il mojito, che non sarebbe un aperitivo, ma prendono tutti quello come aperitivo. Capirosche, cubani, tutto. Hai un bel invito a chi ci sta seguendo per venire qua alle Tamerici. Aspetta, fai vedere un po' la mia composizione. Vediamo la composizione. Mi sono impegnata a fare il mio cigno. È stupendo. Bottiglie. Venite a bere una bottiglia qua, dai che ci mangiamo la frutta. Manda un bacio. Ciao, vi aspetto sabato prossimo. Ciao. Oh my love. E tra le tante persone che stasera sono qua a vivere questa splendida serata in riva al lago Le Tamerici, abbiamo incontrato anche Pietro Cornaciali. Ciao! Ciao, buonasera, mi fa piacere sempre vederti nei posti meravigliosi che ci abbiamo in Toscana e non si riesce mai a vederli prima. Comunque grazie a te, come hai fatto già nelle mie cose. Grande Luca, grazie a te, grazie. No, grazie a te da avermi. Baci, baci! Grande Pietro, grazie, davvero, grazie Serena, grazie a tutti. Sai che ho telefonato al regista Enrico Orduini e ho detto ti ho trovato una location per quel film che stiamo preparando, Bagno Maria 2, che è conosciuto, e vorrei, se si prova, faccio il possibile, di portarlo qui, perché siete gentili, carini, ma quello che conta è un bellissimo posto. Mi fa piacere che siete venuti voi oggi. Grande Luca, Luca stasera che è veramente al settimo cielo, perché davvero questo evento, Pietro, è stato pensato e preparato insieme ai tanti altri collaboratori da ormai tanto tempo. Devo dire che ci sono riusciti, che te ne pare? Sì, riusciti, perché bisogna vedere anche insomma dal gruppo che c'è, con voi specialmente, beh allora è riuscito tutto, si mangia bene. Come si mangia? Benissimo. Cosa hai mangiato e cosa hai bevuto? Coca-Cola tutto spiano, fritto, e pizza di tutti i tipi, mozzarella. Per ora. Questo sto come antipasto, ora si continua, si rimane. Però come è dovuto, è doveroso farlo, con tutto rispetto per i pisani, il calciucco alla livornese fra 10 minuti sta venendo. Basta! Questo è un luogo d'incontro tra le province Pisa, Livorno, Lucca, Firenze, tutte, Pistoia, tutte bene o male. È proprio al centro, si può dire, della Toscana, quindi è veramente un luogo fantastico. Tante persone sono qua stasera, ma un invito molto molto speciale da chi gira, possiamo dire, il mondo a contatto con persone bellissime, particolarissime, interessantissime, quindi anche a contatto con locali fantastici. Un invito a tutti loro a venire qua al Lago delle Tamerici. Siete qui veramente perché si gira il mondo, ma i meglio posti li abbiamo in Toscana, ma veramente col cuore. Vi aspettiamo, venite, si mangia bene, si beve bene, giusto, se no poi il palloncino. E poi in estate c'è fresco. E poi quando ci siete vuol dire che i posti sono belli, perché ogni volta, porti anche fortuna, lo sai? Ti farò assumere. Porti anche fortuna, ti giuro. Ogni volta che ti vedo un posto poi emerge in una cosa bellissima. Speriamo che sia così. Grazie Pietro, grazie. Ciao. Oh my love, I will sing to you. Oh my love. To understand.